Ciao ragazzuoli, tutto a posto, bene? Osti, dai! Videino veloce veloce, pochi minuti. Per parlare di un prodotto nuovo che è appena arrivato, che è la Spod di Sicari. Prodotto che nei vari gruppi Facebook c'è una diatriba, vale la pena o non vale la pena. Allora, chiariamo un paio di cose. Questo è un prodotto dedicato a chi spegne la sigaretta, entra in negozio e mi chiede: mi fai smettere di fumare? Certo, qual è il problema? Sono qua apposta. E anche a chi ha bisogno di praticità, ha bisogno di un qualcosa non invadente. I paragoni con i nostri sistemi, allora io uso questo, il vampiro, cioè non si può fare paragone tra queste due cose, perché sono due cose opposte, completamente diverse. Questo è un prodotto entry level che secondo me va benissimo, secondo me. Allora, vi spiego un attimino come è fatto. Questo qui è il power bank, sono circa 2000 mAh se non sbaglio. Con questo si apre la testina, la coperchio, e c'è dentro la sigarettina, c'è dentro la Spod. La Spod ha una batteria da 200 mAh, molto piccola, non potrebbe durarti la giornata, però col power bank diventa cazzo, ma quanto la bacio addosso? Sono stati i corrieri, c'erano tutti i cartoni conciati, vabbè, lasciamo stare. Dicevo, diventa con più di 2000 mAh un prodotto entry level con più durata in assoluto. Come è fatto? Ora c'è questa qua, dicevo, la sigarettina, che è grande come un dito, peserà 20 grammi, come tenere in mano un ammezzato, un Garibaldi ammezzato, un toscanellino. Quali sono i suoi punti di forza? Secondo me i suoi punti di forza sono il fatto che non vai a cambiare la gestualità. Noi siamo gente molto abitudinaria, facciamo sempre le stesse cose, e sembra una stupidata, però io vedo che soprattutto chi supera i 40, vecchiacci come me, in poche parole, il fatto di usare un pulsante crea un po' di fastidio. Poi imparano, ho clienti di 70 anni che usano pulsante, quindi, però questa cosa qua svapatina, perché magari 2 minuti e mezzo da svapare. Vi dicevo, questa cosa qua di tenere la gestualità come fumare una sigaretta, un sigaro, non è una cosa da sottovalutare per chi appunto spegne la sigaretta e entra in negozio. Come fatta? Allora, qua c'hai un anello estetico che puoi anche utilizzare se non vuoi. La Pod ha un inserto, questo qui, che ti permette di non sbagliare, è dentro incastro. La cosa un po' fastidiosa è il ricarico del liquido, il refill, però dicono che stanno studiando per fare un ricarico laterale, quindi è una cosa del momento. Serve una boccetta con ago, qua torniamo indietro e inizia lo svato, però magari no. Questo c'è, si inserisce qui nel centro, semplicemente così, tac, e tiri fuori il tuo tappo in silicone. Che è volato via, no, è qua. C'hai due forellini all'interno, uno centrale e due laterali. In quei laterali metti l'aghetto e carichi la Pod. La prima carica consiglio di non superare questa parte qua, perché consiglio, ho visto qualche video e consiglio di non superarla. Poi la casa dice che una volta è caricato di agitare per agevolare l'afflusso del liquido, cioè chi riesce, dice di lasciarlo mezz'ora a riposare. Io invece ho chiuso il foro dell'aria,
ho fatto due belle ciucciatine come si deve, ho forzato l'alimentazione, 2 minuti e la stavo usando. Rientro in castro, tac, se vuoi mettere l'anellino estetico oppure non metterlo, come preferisci. Ovviamente con l'anellino estetico, se ci fosse, non vedi il liquido, no? Senza il liquido lo vedi, lei funziona lo stesso e non scappa la polvere perché rimane incastrata bene. Quali sono i pro? Allora, il contro adesso ancora non ve lo so dire perché l'ho appena iniziato ad usare. I contro sono serbatoio piccolo, la difficoltà di ricarica, difficoltà, la leggera macchinosità per ricaricare il liquido. Quelli sono i contro che ho visto adesso, ma fate conto, cioè, mi è arrivata 40 minuti fa, quindi sono proprio le primissime impressioni. I pro quali sono? I pro sono, appunto, dicevo, la gestualità, la tieni in mano bella, tac, bella tranquilla, il tiro come la sigaretta, un vapore non caldissimo, piacevole. Vaporosità non esagerata, non invadente, quindi anche chi non vuole avere sistemi che fanno i nuvoloni, questo è perfetto. Resa aromatica non è male, io sto usando un blonde della Blenfield, che è un liquido che uso spessissimo, l'ho usato apposta per sentire la resa aromatica, è fedele, ci sta, ha una hit molto bassa, questo per tanti è un difetto, però per quello che è stata creata questa sigarettina è un pregio. Perché è un pregio? Perché puoi aumentare il livello di nicotina e quindi sopperire la mancanza di nicotina che altrimenti avresti con altri sistemi, senza ammazzarti, senza ingolfarti. Poi la voglia di fumare viene quando ti manca la nicotina, è solo quando ti viene la voglia di fumare. Se tu sei a posto, a meno che non sei nervoso, allora t'acciucciate come un Jar Jar. Però ti aiuta molto. Adesso io di solito svapo, appunto per testare com'è, svapo di guancia 6-7, ho messo un nicotina 12 e devo dire che non mi dà fastidio. Adesso mi sto sforzando ad usarla perché mi ha pagato subito, però vabbè, devo far vedere come funziona, no? Sbappatina, perché 7 minuti e 45 senza svapare. È un prodotto comodo, ideale, il fatto che ha il suo coperchietto, tac, è igienico, perché che se ne dica, a parte la barra che ha fatto il tappino con la calamita, tutti gli altri tip sono esposti a quello che c'è in tasca, a quello che c'è in esterno, eccetera eccetera, no? Allo sporco, quindi vanno spesso, consiglio, lavate spesso il tip, è una cosa che appoggiate alla bocca, quindi lavate spesso il tip, acqua, savon, quando ti lavi le mani, una sciacquata, anche solo con l'acqua normale, però sciacquatelo spesso. Niente, queste qua volevano solo essere le prime impressioni che vi do, vi aggiornerò se succede qualcosa più avanti. Questo è l'on off, vedete che sta caricando. Questa è la spod di Sicari, tech. Prime impressioni ottime, ma piace. Con questo vi saluto e ci sentiamo più avanti e mi raccomando, non fate i bravi. Ciao giovani!